Buonasera. Mi scuso. Sera. In anticipo dovremmo essere un po' rapidi, scusate. Carlo Pellegato. Buonasera, signor Pioli. Voglia, entusiasmo, l'ha già sottolineato prima, si sono visti. Ancora deficitario in attacco. Io entusiasmo non l'ho detto. Voglia, generosità sì, entusiasmo è un'altra cosa. Ho esagerato un po'. No, okay, okay. Ecco, mi aspetto adesso magari un colpo, coup de théâtre, un colpo di Pioli per cercare di far qualcosa per l'attacco. Perché i dati dell'attacco, lo vede anche lei, non è che lei non legge, sono deficitari. Col Sassuolo tanti tiri in porta, nessun gol. Oggi un po' meno, però parate a Udero, ne ricordo un paio. Che cosa farà Pioli per dare un colpo alla sua stagione, alla stagione del Milan in attacco? Bisogna cercare di fare delle scelte migliori. E dal punto di vista tecnico, scelte migliori io intendo in campo e poi magari scelte migliori anche da parte mia. Questo sicuramente, perché mi aspettavo una partita complicata, una contro un avversario difficile da superare, che chiudeva tutti gli spazi, con comunque una squadra, la mia, chiaramente scossa ancora da quella bruttissima sconfitta e quindi necessariamente non generosa ma non troppo lucida. Però ancora una volta non riuscire a fare gol dopo tutte comunque le situazioni che abbiamo creato, 70 palloni dall'area avversaria, sono veramente un numero che non c'è nel campionato italiano. Però significa che ci è mancato il passaggio giusto, il tiro, e capire dove può andare a rimbalzare la palla per buttarla dentro. E però sono dati troppo negativi per noi nelle ultime partite, quindi sicuramente qualcosa andrà migliorato. Milan News. Ciao mister, abbiamo visto particolarmente in difficoltà Suso oggi, non so, aveva qualcosa, perché molte scelte anche semplici le ha sbagliate. Ti chiedo anche se in futuro è possibile magari un cambio di modulo con Suso, che potrebbe partire dalla panchina, insomma cercare di cambiare qualcosa anche a livello tattico. Il cambio di modulo non c'entra niente con Suso, cioè nel senso che Suso può giocare in un certo sistema come possono giocare certi suoi compagni. Oggi qualcosina abbiamo cambiato, oggi abbiamo giocato più con un centrocampo 2 e più con Bonaventura tra le linee. Suso è stato molto dentro la nostra fase offensiva, nel senso che ha toccato tantissimi palloni per essere un giocatore offensivo. Ha avuto i palloni per determinare, purtroppo non c'è riuscito, questo senz'altro sì. Area. Come giudichi l'apporto di Ibrahimovic, se appunto ritieni, avendo visto il suo momento, quello che è stato in campo, di alternare qualcuno attorno a lui, che è un po' la domanda che ha fatto prima il collega. Sì, credo che Zlatan si sia mosso bene, nel senso che ci ha dato sicuramente quella presenza in area importante. Tutte le volte comunque che le abbiamo messo nelle condizioni di toccare il pallone è stato comunque, sono diventati poi palloni pericolosi e questa è una cosa molto importante. Ci sarà anche la possibilità di giocare forse con un attaccante vicino a lui, e vedrò come svilupparla, come trovare i giusti equilibri. Non credo che oggi ci sia mancata la presenza di giocatori in area, credo che ci sia mancato il guizzo finale, che è la cosa più importante. Troppi tiri rimpallati, troppe cross che andavano fatti sul secondo palo l'abbiamo fatti sul primo palo o viceversa, quindi è chiaro che questa è una situazione che ci sta penalizzando troppo. Volevamo vincere assolutamente e non esserci riusciti è sicuramente un grosso rimpianto per la partita di oggi. Spazio Milan. Buonasera mister. Buonasera. Al netto dell'arrivo di Ibrahimovic, questa è la partita che viene dopo la sconfitta, come l'ha definita anche Boban, orrenda di Bergamo. Proprio per questo motivo, al di là di tutte le palle, poi naturalmente sono numeri importanti, ma numeri che alla fine nel sunto non contano. Lei si aspettava forse un inizio magari con una garra, diciamo, maggiore da parte degli 11 giocatori in campo, o magari l'ha vista e pensa sia stata solo anche parte di sfortuna? No, sfortuna non c'entra. Io ho visto una squadra vogliosa.
È difficile mettere la gara all'inizio partita, nel senso che tu puoi andare a aggredire, avere intensità quando gli avversari provano a fare un minimo di giro palla. La Sampdoria non lo faceva, la Sampdoria prendeva palla col portiere, la calciava su, quindi poi dopo sono stati molti duelli tra i nostri difensori e gli attaccanti all'inizio partita e molte seconde palle, credo che le abbiamo vinte anche tante, abbiamo concesso veramente poco nel primo tempo. Nel secondo tempo chiaramente ci siamo un po' disuniti, secondo me ci stava anche perché dovevamo vincere, volevamo vincere e qualche errore tecnico in fase di uscita ci ha messo nelle condizioni di subire qualche pericolo. Grazie. Radio Rossonera. Buonasera mister, sì. Donato Bocca di Fuoco, Radio Rossonera. Le chiedo in relazione anche al capo di Bergamo che è stato pesante, se c'è qualcosa oggi che le fa vedere, non dico il bicchiere mezzo pieno, ma quantomeno un quarto pieno, che sia un singolo, che sia una situazione di gioco, che sia un'intesa, che sia la mentalità, qualcosa che comunque la lascia andare soddisfatto via da qui con una certa soddisfazione. Secondo me oggi siamo stati squadra, nel senso che la squadra ha giocato, ha corso e ha lottato. Che si può fare meglio? Sicuramente sì, ma siamo stati squadra. Gazzetta. Sì, sento. L'udito ce l'ho ancora buono. Anche se la voce fa schifo, però. Allora, all'inizio è stato detto voglia, entusiasmo, e lei ha risposto l'entusiasmo, la voglia l'ho vista, l'entusiasmo è un'altra cosa. In che senso? Manca ancora qualcosa, forse la leggerezza un po'. Continuate a farmi domande nel prepartita se la squadra è consapevole, se la squadra vi aspettavate entusiasmo oggi, cioè vuol dire, non è che sono solamente i tifosi a essere affranti dai nostri risultati. È chiaro che la squadra non doveva avere entusiasmo oggi. La squadra, io mi auguro che avrà entusiasmo fa 4-5 partite, se saremo così bravi a vincere le prossime 4-5 partite. Quindi ha avuto voglia, ha avuto generosità sicuro, ma entusiasmo è normale che non ci fosse. Anzi, c'era anche secondo me una certa ansia di volere tornare a vincere e secondo me era anche un aspetto mentale che io mi aspettavo e che è anche giusto che fosse così. Grazie. Grazie.